Benvenuti in questo nuovo video nel quale vogliamo affrontare un problema molto importante e lo capirete subito dal titolo: Linux, virus e minacce varie. Quindi in questo video non parlo solo ed esclusivamente e puntualmente di virus, ma ci giro un po' attorno anche con altri tipi di minacce che possono avere delle conseguenze anche sulla nostra vita privata, usando il computer comunque. Diciamo che queste minacce in un modo o nell'altro hanno a che fare con l'informatica, i PC, anche l'elettronica come vedremo in generale, e possono avere appunto degli influssi importanti, delle conseguenze importanti sulla nostra vita. E quindi questo è un argomento da non sottovalutare mai, scusate, ed è appunto per quello che ho deciso di fare questo video, per dare il mio piccolo contributo a sottolineare l'importanza di questo argomento. Allora, una premessa d'obbligo quando si parla di virus e minacce informatiche varie, di vario tipo, è quello di sottolineare sempre che quanto si sta dicendo in questo momento, quando sto registrando il video, è valido allo stato corrente. Non è detto che quanto dico adesso fosse valido, che so, 6 mesi fa, e non è per niente detto che lo sia ancora, o almeno nella sua interezza, lo sia ancora fra 6 mesi, fra un anno, fra 5 anni, chissà. Questo mondo è sempre in evoluzione, non ho bisogno nemmeno di dirvelo, e quindi capirete che anche questo mondo oscuro, diciamo così, delle minacce è in evoluzione pure lui, sempre in parallelo con la tecnica che avanza. E quindi è importante che quando guarderete questo video, se lo guarderete in questi tempi, in questo periodo, diciamo agosto 2012, sono informazioni allo stato corrente, ma tenete presente che più invecchia il video, può anche darsi che alcune informazioni poi non siano più valide o non aggiornate allo stato corrente della tecnica. Detto questo, vedete che qui ho già preparato nel mio browser la pagina molto significativa virus in informatica, ovviamente, e non i virus biologici, e in fondo a tutta la nostra scaletta, che vedete abbastanza corposa perché l'argomento lo è, richiede di essere piuttosto corposo perché è un argomento, ripeto e sottolineo, importantissimo da mai sottovalutare, mai mai dire tanto a me non è mai capitato nulla, quindi non deve essere chissà che problema, in realtà non è vero, è sempre latente dietro l'angolo, e attenzione. Quindi, in fondo alla nostra scaletta di oggi ho messo una bella raccolta di link sia in inglese sia in italiano, con i quali poi potrete informarvi a vostra volta, leggere, farvi un'idea dell'argomento di oggi. Come sempre nella descrizione del video, lascerò questi e altri link sparsi qui nella scaletta che vedremo tra un attimo. Allora, ho cercato di, visto l'argomento, l'importanza dell'argomento, ho cercato di organizzarmi un po' nella scaletta, suddividendola in un paio di parti, anzi tre, quindi la prima parte dove elencheremo brevemente, per carità, i concetti di cos'è un virus, un malware, un phishing, perché sono parole che si sentono anche abbastanza spesso, si leggono sui media, sui quotidiani, sui siti, poi però capita di fare anche confusione, di confondere un termine con l'altro. In realtà sono termini che indicano cose diverse o simili, ma comunque non uguali. E parleremo ovviamente del nostro amato Linux, che sia Ubuntu o che sia altra distribuzione, l'importante è che dietro nel cuore ci sia Linux, che ha i suoi modi di
difendersi comunque da queste minacce, come probabilmente già saprete. E Linux non è così sottoposto a queste minacce, non è così minacciato da questi virus, malware, eccetera, eccetera, perché ha una sua struttura che si autodifende, diciamo così, per modo di dire. Poi una seconda parte vedremo, quindi, una volta scoperte, parlato un po' delle minacce in quanto tali, daremo anche un qualche consiglio che male non fa. Questi consigli in realtà non sono chissà quale novità, però ripeto, fra persone che sottovalutano le minacce e quindi non ci badano molto, è meglio ribadire e risottolineare alcuni consigli di comportamento, di buon comportamento per evitare o perlomeno per ridurre al minimo possibile queste minacce. E alla fine daremo un paio di conclusioni tornando specificatamente a Linux. Allora, torniamo all'inizio, andiamo con ordine. Cos'è un virus? Cos'è un malware? Cos'è il phishing? Dunque, ripeto tutti i dettagli, perché noi non staremo qui a leggere tutti i dettagli, ovviamente, delle pagine di Wikipedia, ma li trovate nei link che vi ho detto in precedenza, che vi lascerò in descrizione. Comunque, giusto tre piccole definizioni che troverete in queste pagine che ho messo qua nel browser, quindi il virus. Il virus è un pezzo di codice che funziona solo se innestato in un programma, quindi non ha vita propria, è una parte di programma, di software, che necessita di un programma intero, quindi di un altro programma nel quale essere innestato per poter agire. E già da questo capirete perché molto probabilmente è stato chiamato virus anche in informatica, perché ha queste analogie col virus biologico. Immagino che saprete che il virus biologico è sì un essere vivente o semivivente che però si attiva solo quando è entrato in un organismo ospite. Stessa cosa, il virus informatico è un pezzo di programma che da solo non può far nulla, ma ha bisogno di un programma, di un ospite, che lo ospiti, appunto, scusate il gioco di parole, che lo ospiti per poter iniziare ad agire, per fare quello che è stato programmato per fare. Quindi vedete analogie col virus biologico. Poi ci sono altre analogie col virus biologico, tipo che il virus in generale, il 99,9% dei virus, è fatto per creare problemi, che siano problemi proprio gravi nel senso di rovinare, cancellare i dati di chi ne è colpito, del PC di chi ne è colpito, come anche, che ne so, solo caricare il processore del PC, quindi renderlo lento, inutilizzabile, problemi insomma. Quindi virus biologico, non sono molto simpatici i virus biologici perché sappiamo che portano malattie, danni alla nostra salute, stessa cosa i virus informatici. Si moltiplica. Il virus biologico, quando infetta il nostro organismo, si moltiplica, quindi crea l'infezione moltiplicandosi. Stessa cosa il virus informatico. Ha questo brutto vizio di partire magari in un esemplare solo, in un programma solo, che poi viene passato da un PC all'altro e avanti che si moltiplica nel PC stesso, si fa delle copie da solo, infetta altri programmi, eccetera, 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 insomma, raggiunge un picco di diffusione il virus, come quello biologico. Anche le infezioni virali biologiche hanno un picco e poi si arriva poi a farlo solitamente scomparire quello biologico, perché ci sono i farmaci antivirali o perché il corpo naturalmente trova un modo per difendersi, per guarire, e quindi il virus non riesce più a infettare altri organismi ospiti e quindi finisce la sua virulenza e quindi finisce anche il suo effetto, finisce il virus. Così quello informatico, una volta che le aziende di antivirus hanno trovato la contromisura, viene eliminato man mano e quindi scompare.
Vedete che ci sono molte analogie col virus biologico, però l'importante in sé, quello che ci interessa, è che potrete leggere qui nella pagina del Wiki con ulteriori dettagli come la storia dei virus, il primo che è stato creato, come mai, perché, su e giù, la descrizione, come è composto solitamente un virus, quindi la parte di codice software che compone un virus, come è composta, come si diffonde, ciclo di vita. Molto interessante queste pagine per chi naturalmente è interessato all'argomento virus. Poi, quindi ecco, la cosa importante del virus è che non è un programma in quanto tale, ma è un pezzo di programma costruito con certe caratteristiche per essere innestato in un programma, questo sì, intero, che quindi quando l'utente ignaro fa partire il suo programma, non sa che dentro è già innestato il virus e fa partire la virulenza del virus, ecco, con i suoi danni che può fare. Il malware, ecco, questo è un altro termine piuttosto diffuso, quindi cambio pagina anche qua dietro, passo alla pagina del malware. Ecco, il malware non è corretto parificarlo al virus come definizione, perché in realtà è un termine, come dico qui, un po' per dare l'idea didatticamente, un termine cappello che ingloba diversi tipi di software malvagio, fra i quali anche il virus. Quindi malware, come potete vedere qui, categorie di malware, ce ne sono a bizzeffe, fra i quali vedete proprio la prima voce virus, poi ci sono i worm e poi eccetera eccetera eccetera. Potete leggere anche qui tutto quanto ha a che fare col malware, che è quindi forse tanto una questione di principio, se vogliamo così, però è vero che un virus è un malware, ma non è vero che un malware è soltanto un virus, ecco. E il malware indica tutta la famiglia del software, chiamiamolo malvagio, che suona anche bene, anche se poi indica qualcosa di cattivo. Comunque, software malvagio, malware, fra i quali anche i virus. E qui potete leggere phishing o phishing. Ecco, phishing, credo che si pronunci phishing, forse ho detto sbagliato, fatemi fare una verifica in diretta, così potete vedere anche voi, eventualmente se avete dei dubbi di pronuncia, potete sfruttare il Google Translator che ha questa iconcina, ascolta e sentite una voce che vi dice, una voce in inglese in questo caso perché è impostato l'inglese, come si pronuncia. Quindi ho appena sentito che mi ha detto phishing, ecco, mi è venuto sbagliato di dire, mi è venuto il dubbio, e questo non c'entra niente, ecco, i virus, però già che ci sono, che è venuto un dubbio di pronuncia, almeno quando si può dirlo correttamente, ascolta, phishing, e voilà, così mi sono tolto il dubbio. Quindi phishing, mi scuso per la pronuncia errata, non facile, ma phishing. Ecco, phishing in realtà, altra pagina qui, altra pagina con i dettagli di cos'è il phishing, non è un software in quanto tale, non è un virus, ma è una truffa via internet, proprio ridotta all'osso, con la quale un malintenzionato cerca di ingannare la vittima convincendola a fornire informazioni personali, tipo i conti bancari, indirizzi per poter accedere a chissà cosa, carte di credito, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, quindi anche qui si sente phishing sui media, nei giornali, però non è da paragonare a virus o malware. Phishing che è una truffa, che è vero che viene fatta attraverso mezzi informatici come il browser, internet, email. E questi mezzi qui, quindi ha a che fare in senso lato con l'informatica, ma non necessariamente sfrutta un software specifico per il phishing, ma modifica un sito, crea un sito apposta che noi visitiamo ignari, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi può avere un'infrastruttura dietro, come semplicemente essere un giro di mail che ci ingannano. Ecco, questo è il phishing. Almeno mi limito a questi tre come definizioni perché, almeno da mia esperienza, sono i termini che sono più diffusi e che ogni tanto, appunto, nei media vengono riproposti quando succede qualcosa di particolare.
Altri tipi magari si sentono meno, sono più tecnici come nomi, però questi sono veramente quelli più diffusi. Ecco. E questi erano i concetti. Poi passiamo a un capitolo particolare che può anche effettivamente spaventare, venire a sapere queste cose, però per dovere di cronaca io ve lo segnalo, visto che ho avuto modo di venire a conoscenza anch'io di questo aspetto tecnico di cui non, sul quale non avevo mai pensato, francamente. Però io seguo questo sito che è TED, è un sito che raccoglie delle brevi conferenze di personaggi più o meno famosi o personaggi attivi nel mondo scientifico, che possono essere medici, ingegneri, architetti e tutto quanto. Questi sono dei talks, TED Talks, che sono appunto delle mini conferenze che durano, che so, dai 5 ai 15, massimo 20 minuti. Su tutto, possono essere anche artisti, cantanti, musicisti che parlano magari della loro esperienza o di un particolare attività che praticano. Ecco, questo TED Talks, appunto, io lo seguo nel mio Google Reader, così mi faccio segnalare i video nuovi che vengono caricati, i nuovi discorsi che sono stati fatti, fra i quali a un certo punto me ne è passato uno sotto mano che. E questo, vi lascio poi il link in descrizione, che è questo. C'è questo signore, Avi Rubin, che parla di All your devices can be hacked. Tradotto in italiano vuol dire che tutti i vostri dispositivi possono essere intercettati, si può intervenire nel comportamento di qualsiasi vostro dispositivo. Detto così, in due parole. Ecco, ho già avuto modo innumerevoli volte di dire che la lingua predominante in internet è l'inglese, e anche qui sito internet interessantissimo, culturalmente arricchente, però tutti i talks, cioè tutti i discorsi, le presentazioni sono in inglese. C'è anche un'infrastruttura per le traduzioni, per i sottotitoli, però chiaramente la produzione di questi video va molto più veloce che non la traduzione. Quindi questo video io vi consiglio veramente di guardarlo se avete almeno un minimo di conoscenza, di possibilità di seguire un discorso in inglese. Perché vi consiglio di seguire questo video? Caldamente, perché l'oratore parla, appunto questo Avi Rubin parla del suo lavoro, di cosa fa, che parla di sicurezza informatica, eccetera, si occupa di sicurezza dei PC, avrete capito l'ambito, quindi che va benissimo per il nostro tema di oggi, e fa degli esempi di come la tecnica sia così avanzata al giorno d'oggi, che siamo così dipendenti, fa parte della nostra vita la tecnica, siamo così dipendenti dalla tecnica, che però il lato oscuro è che siamo diventati vulnerabili agli attacchi dei malintenzionati, anche per esempio, fra gli esempi che fa, ed è qui che la cosa può spaventare, negli apparecchi medici che vengono innestati nel corpo umano, tipo il classico pacemaker, che al giorno d'oggi questo e altri tipi di apparecchi medici possono e vengono riprogrammati in modo wireless, ovviamente, senza più aprire il corpo del paziente per regolare questi apparecchi. E quindi questi apparecchi contengono un piccolo sistema informatico per poter riprogrammare i parametri se il paziente ha bisogno di delle condizioni diverse di operatività dei suoi apparecchi che ha innestato nel suo corpo. E quindi cosa succede, ovviamente? Essendo questi apparecchi programmabili senza fili, come le nostre reti Wi-Fi, questi apparecchi possono essere craccati, quindi qualcuno può intercettare il segnale, può introdursi nel segnale di questi apparecchi e potenzialmente potrebbe anche entrare in un sistema di gestione del pacemaker
influire, per esempio, sul ritmo cardiaco del paziente. E lascio a voi le conclusioni, quindi può aumentare, come diminuire, come rendere regolare il ritmo cardiaco, può far star male il paziente fino a... Ecco, avete capito, eh? E la stessa cosa vale per le automobili, che sono sempre più connesse, con chilometri di cavia oggi hanno le automobili, e hanno anche delle entrate tipo il Bluetooth o il GPS o tutte queste cose che permettono di entrare sempre, se uno vuole e se uno ha le capacità tecniche, potenzialmente di entrare nei sistemi di gestione delle automobili. Potrebbe succedere, come si vede nel video, che qualcuno prenda a distanza il comando dell'impianto dei freni e li disabilita. Voi viaggiate, qualcuno vi disabilita a distanza la gestione elettronica dei freni, voi frenate, non frena. Ecco. Credo che quanto vi ho detto sia sufficienza per stimolare la vostra curiosità, andare a seguire questo video che è, mi sembra lungo, ecco, vedete, 16 minuti e 56, ho detto più o meno, questo è già un video lungo, eh? Non sono mai più lunghi di così, più o meno, raramente. Quindi, se appena avete la possibilità che riuscite a seguire un po' l'inglese, almeno capire il contesto di cosa stanno parlando, vi consiglio di seguire questo video perché vi dà una prospettiva un po' diversa delle minacce che solitamente noi siamo abituati a associare al nostro PC, insomma, il nostro PC di casa, devo avere l'antivirus di qua, l'antivirus di là, i browser che ti avvisano dei casi di phishing, i sistemi email che cercano di filtrare tutti gli spam, i phishing, qua e là, su e giù, sempre legati solo al nostro PC. In realtà l'elettronica al giorno d'oggi è dappertutto, dalla macchina del caffè fino a, appunto, come vedrete in questo video, apparecchi medici, automobili. Può sembrare scontato, noi magari lo sappiamo, e anzi, più gadget c'ha la nostra automobile, più siamo contenti perché ci piace vedere tutta l'elettronica sulla nostra automobile, però non associamo, non è così automatico associare le minacce anche a questi tipi di apparecchi che usiamo quotidianamente al di là del nostro PC. Quindi ecco a maggior ragione perché all'inizio del video ho detto che questo è un tema da mai mai sottovalutare e sempre ad essere perlomeno coscienti di queste minacce. Come vedrete nel video, naturalmente queste minacce sono state applicate, fatte in laboratorio in un'università. Naturalmente le conoscenze tecniche non sono indifferenti, condizioni di laboratorio sono una cosa, la realtà è un'altra. Non è che adesso da domani voi uscite con l'automobile e dovete temere che da un momento all'altro non vi funzioni più o inizi ad andare per conto suo, o se avete un apparecchio elettronico innestato nel vostro corpo non dovete temere che naturalmente comincia a fare le bizze per conto suo, perché soltanto vi ho detto io queste cose, però sappiate che in un laboratorio universitario degli ingegneri hanno fatto queste cose, sono dimostrate, sono potenzialmente possibili, ovviamente non è così evidente. Volevo solo sottolineare questo, naturalmente, magari proprio per chi non ha modo di seguire il video e quindi magari si spaventa più del necessario. È solo di essere coscienti che non dobbiamo circoscrivere minaccia virus al nostro PC, ma al giorno d'oggi dobbiamo andare ben oltre. Abbiamo gli smartphone, abbiamo i tablet, abbiamo le auto, come ho detto, abbiamo il frigorifero, che ne so, qualsiasi cosa che ha un piccolo o grande sistema elettronico di gestione può essere minacciato potenzialmente. Chiaro che dal dire al fare c'è di mezzo il mare. Però ci tenevo veramente a segnalarvi questo paragrafo, importante per aprire la mente, ecco, per non essere legati ai soliti schemi, ecco, delle minacce elettroniche. Voilà. Allora, ok, qui risottolineo che il tema virus un po' allargato e minacce informatiche in genere
va ben al di là del semplice esercizio di abilità di qualche ragazzino un po' sveglio che è tutto orgoglioso di essere riuscito a crearsi il suo virus. Ecco, questi tempi sono un po' passati, adesso le minacce possono avere anche conseguenze ben più serie di un qualche PC rovinato e da rifare. Ecco. Allora, finite un po' la parte dei concetti di questa prima parte, com'è che si difende Linux? Quindi torniamo un po' a bomba nel mondo PC, nel nostro Linux, ben amato Linux, perché è ben noto il concetto che Linux non ha bisogno di protezioni particolari tipo gli antivirus, perché ha una struttura tecnica che gli permette di essere meno vulnerabile. Fra queste caratteristiche che lo rendono meno vulnerabile, ce ne sono alcune che alcuni di voi saranno sicuramente note, ad altri un po' meno, quindi le ripassiamo qui rapidamente. Per esempio, in Linux le operazioni di sistema, cioè quelle che vanno a toccare le parti vitali del sistema, si fanno sempre solo usando la password di amministratore. Questo è ovvio a chi sta già usando Linux, a chi arriva magari da Windows. Dà un po' fastidio dover mettere la password ogni tanto, però sappia, si renda conto chi dice che barba la password, che è proprio questa una delle maggiori caratteristiche che gli salvano, che gli permettono di proteggere il sistema dalla maggior parte delle minacce. Perché se noi non diamo esplicitamente noi la password di amministratore, non c'è virus che tenga, non potrà mai agire nel vostro sistema e rovinarvi il vostro sistema. Tenete presente questo. Quindi l'importanza della password di amministratore, Linux è impostato così. Qui non c'è verso. Anche noi, quando usiamo il nostro Ubuntu, siamo connessi con una user di utente tra virgolette normale, tra virgolette, che possiamo agire soltanto nel nostro ambito come utenti, ma non possiamo installare programmi, non possiamo modificare le cartelle di sistema al di fuori della home, niente, a meno che non mettiamo la password di amministratore e solo noi la conosciamo. Quindi attenzione, molto utile questa impostazione di Linux, che è dalla sua nascita che è così, mentre sapete che Windows, non so come sia francamente da Windows 7 in avanti perché non ho più seguito tanto questo ambito, ma fino a Windows XP era un po' confusa la situazione. Quando avete installato il sistema potete fare un po' tutto, non è chiara la separazione dei compiti delle varie user sotto Windows e questo ne fa una vittima prescelta per i virus. Poi ecco, conseguenza, quindi solo nella propria home si può fare tutto con i diritti di utente normale, quindi noi appunto usiamo il nostro Ubuntu nella nostra home, che è, vi ricordo, la cartella dove sono contenuti tutte le nostre impostazioni dei programmi, i nostri dati personali, la nostra home, la nostra casa, quindi ogni user definita su un sistema Linux ha la sua home. Se avete un utente solo, ovviamente c'è una home sola che ha il nome della vostra user praticamente. Io sono Nicola, ho la mia home Nicola. Se c'è una user Paolo o Paola, ci sarà una home Paolo o Paola, eccetera, eccetera. Ecco. Quindi qua dentro non ci verrà mai chiesta una password per poter agire, perché è la nostra home, è casa nostra, possiamo fare quello che vogliamo. Ecco, e quindi eventualmente se un codice malvagio, malevolo, vuol far danni senza aver bisogno di particolari permessi, può eventualmente farli nella nostra home. Ed ecco che ovviamente diventa importante, come ho già avuto modo di dire in altri video, diventa importante salvare i propri dati sempre, perché se
Se vi si rovina il vostro sistema Linux, potete sempre reinstallarlo, ma se perdete i vostri dati sono persi ed è difficile recuperarli. Quindi, se è vero che la vostra home è più vulnerabile del resto del sistema, vi basta avere il vostro backup, il vostro salvataggio dei dati, che se poi qualche stramaledetto virus, per delirio di ipotesi, vi cancella tutti i dati fa in modo che non possiate neanche più recuperarli con nessun sistema, voi avete il vostro salvataggio, rifate il sistema e ripristinate i vostri dati. Però, ripeto, l'unica isola nella quale si può fare con la vostra user, ovviamente, tutto quello che volete, la vostra home, casa vostra, quindi nell'albero delle cartelle del file system, del sistema dei file, è l'unico posto. Tutto il resto richiede una password e quindi di conseguenza anche i virus, se non conoscono la password, non possono fare nulla. Ecco perché Linux è più resistente alle minacce. In Ubuntu, oltre a ciò, ci sono vari sistemi di, come dire, di allarme o di avviso se state per fare qualcosa che potrebbe mettere in pericolo il vostro sistema. Ecco. E cosa sono questi vari sistemi di allarmi o avvisi? Ho messo qui apposta qualche esempio, giusto per farvi capire cosa si intende. Sicuramente qualcuno di voi avrà già incontrato questi avvisi e qui li metto in sequenza, giusto per riassumerli e per mostrarli a chi magari non ci ha mai badato. Allora, per esempio, i programmi Java, sapete che i programmi Java si trovano anche in rete da scaricare per fare chissà quali compiti, comunque sono, quando sono pronti per essere eseguiti, sono degli archivi .gilungoarjar. Ecco, voi scaricate dal web un programma .gar, sapete che è un programma Java. In Ubuntu, quando voi avete installato un sistema Java per poter eseguire i programmi Java, avete la possibilità di fare un semplice doppio clic e farlo partire. E interviene appunto questo OpenJDK Java Runtime che si occupa di farvi partire il programma. Ecco. Però, se io faccio doppio clic, vedete che il programma non mi parte. Perché non mi parte? Questo qui è un primo esempio di avviso. Lui mi dice che il programma Java che io ho scaricato da internet non è marcato come eseguibile. Se è stato scaricato o copiato da una sorgente non certificata, quindi la quale non ci si può, non è affidabile o non sappiamo da quale sorgente viene questo programma, può essere pericoloso. Vi sto più o meno traducendo quanto c'è scritto qui in inglese, visto che non è ancora stato tradotto in italiano questa parte del sistema. Può essere pericoloso, quindi, e per più dettagli vi rimanda anche a una pagina del Wiki, credo. Aspettate che clicco qui, vediamo un po'. Ecco, sì, dell'Ubuntu Wiki, dove vi spiega che cosa sia quell'opzione per rendere eseguibile un programma e quali pericoli può comportare. Quindi questa pagina, purtroppo solo in inglese, vi spiega come si rende eseguibile un programma e però vi specifica anche, attenzione, i potenziali pericoli di questa opzione. Allora, come rendere eseguibile quindi il nostro programma? Noi siamo convinti, in realtà noi sappiamo da dove l'abbiamo scaricato, sappiamo che la fonte di questo programma per noi è affidabile, abbiamo fiducia di questa fonte, quindi questo è solo un avviso che vi dice attenzione, se avete scaricato a caso, un po' come gli utenti di Windows che sono abituati a scaricare roba dappertutto senza tanto chiedersi se è affidabile o meno, ecco qui vi avvisa, attenzione, può essere pericoloso. Va bene, allora io lo so e quindi lo posso rendere facilmente eseguibile il programma. Tasto destro, proprietà,
permessi, scheda permessi, ed ecco, vedete che qui manca il listino, consentire l'esecuzione del file come programma. Quando io attivo questo listino e poi quel executable, in inglese com'era, il bit di esecuzione, scusate, mi sono imbrogliato con la pronuncia, adesso l'ho reso eseguibile, quindi faccio doppio clic, il programma mi parte e non mi dice più l'avviso perché io, ecco, vedete che adesso è partito il programma come un programma qualsiasi. E però sono stato io che manualmente, da un programma scaricato dalla rete, quindi da internet, ho dovuto io, quindi di mia iniziativa, dirgli guarda che questo programma, ok, eseguilo pure. Quindi se subirò delle conseguenze non è colpa di Linux, ma è colpa tua, di utente. Quindi vedete che Linux si protegge, diciamo così, in questo caso specifico Ubuntu, vi protegge. Ecco, adesso ho ritolto l'executable bit, o sono riuscito a dirlo, executable bit, l'ho ri inibito e quindi mi torna a mostrare il warning, l'avviso della potenziale pericolosità del programma. Ecco, quindi io parto da questa situazione e sono io di mia iniziativa che dico no, questo programma lo voglio eseguire. Linux, Ubuntu mi avvisa però, attenzione, ecco, avete capito il concetto, eh? Quindi è vostra la responsabilità. Secondo esempio, un lanciatore di un programma, quindi quelli lanciatori quali sono? Quelli che stanno, i tipi di file che sono queste icone praticamente, quando voi fate clic su un'icona che vi parte un programma. Ecco, io mi sono creato qui che è un punto desktop, tra l'altro, come estensione. Ecco, questo è un lanciatore di programma. Il lanciatore di programma implica anche lui di far partire un programma, ma se questo programma l'abbiamo preso da chissà dove, può essere pericoloso anche lui, né più né meno di un programma Java. E allora, se il lanciatore non è eseguibile in quanto tale, se faccio doppio clic, ecco qua cosa mi dice? Altro avviso, Ubuntu mi dice lanciatore di applicazione non fidato, quindi untrusted in inglese. Il lanciatore di applicazioni non è stato contrassegnato come fidato. Se non si conosce l'origine di questo file, lanciarlo potrebbe non essere sicuro. Altro tipo di avviso, stavolta già tradotto in italiano. Avete capito che se ho scaricato dalla rete l'ennesimo programma da una fonte che, ma il programma mi attira perché mi interessa, però chissà poi da dove viene, e c'ha il suo lanciatore. Il lanciatore, un po' come il programma Java, non ha fra i permessi la possibilità di essere eseguito. Quindi per difetto questa opzione non è mai impostata come attiva. Attenzione, non è mai impostata come attiva per quello che voi scaricate così in giro. Se voi installate un programma dell'Ubuntu Software Center, ovviamente il tutto è già coerente per farlo funzionare perché lì è una fonte certificata, una fonte sicura, ovviamente. Ma questo, appunto, ho ricreato una situazione nella quale voi alla Windows vi scaricate in giro dalla rete qualcosa, non è attivo. Per fare in modo che questo lanciatore diventi affidabile, o che voi ritenete o volete che sia affidabile, dovete ancora una volta attivare questo bittino, questa informazione, questa opzione. Vedete che il lanciatore diventa eseguibile, acquisisce anche la sua icona, eccetera. Adesso, se faccio doppio clic, partirebbe questo programma. Ancora una volta, se questo programma fa danni nella mia home, nel mio sistema, colpa nostra, perché avete visto che Ubuntu Linux vi avvisa. Demanda a voi la responsabilità. Quindi ritolgo il listino dell'eseguibile. Se faccio doppio clic, attenzione, per difetto si dà per scontato che non sia fidato. Tocca a voi dire: no, no, guarda, è affidabilissimo questo programma. Ecco. Un po' diverso anche gli script. Gli shell script sono
praticamente un insieme di comandi da terminale, cioè so che il terminale a qualcuno fa paura, comunque esiste ed è importantissimo, anche se fa paura, non dovreste aver paura del terminale, comunque se avete una serie di comandi, anche con un minimo di logica, tipo un programma da eseguire più volte, non volete star lì ogni volta, aprire il terminale, eseguire un comando alla volta, potete crearvi un cosiddetto shell script, quindi vedete estensione .sh che vuol dire appunto shell script, e questo script con un doppio clic vi esegue in sequenza, in blocco, questa serie di comandi. Ecco, e qua non è questione di poter essere eseguito o meno, o non solo, vedete che qui ho già attiva la possibilità di eseguire il shell script, perché se non c'è questo listino, ancora una volta non vengono eseguiti, però Ubuntu Linux cosa dice quando io faccio doppio clic su questa shell script? Prima di definitivamente farlo partire, mi dà ancora la possibilità di rinunciare. Attenzione, lui mi dice: questo è uno shell script, è un file eseguibile. Cosa vuoi fare effettivamente? Eseguirlo nel terminale così in modo da vedere cosa succede, mostrarlo, annullare o eseguirlo e basta. Quindi ancora una volta la responsabilità è demandata all'utente finale. Quindi questo script, che ne so, l'ho fatto io, quindi so benissimo cosa fa, vado dritto con l'esegui, per dire. Ma l'ho scaricato da un sito che mi promette che questo script mi renderà più confortevole l'uso del mio sistema, però mi affido solo a quelle parole. Attenzione, magari prima premere mostra, che così viene aperto l'editor di testo, si può guardare cosa fa. Ovviamente qui so che si capirà poco se l'utente comune non è in grado di interpretare uno script di questo tipo, non fa niente, solo un esempio che volevo mostrarvi per farvi vedere, diciamo, il dialogo che precede l'esecuzione dello script, che è un'ulteriore protezione. Non è importante capire cosa faccia lo script, vi ho detto cosa sono gli script, sono degli insiemi di comandi, ma quello che volevo mostrarvi è che quando è marcato come eseguibile non vi parte immediatamente, quindi non vi crea potenzialmente i danni e voi non potete più farci nulla perché ormai l'avete eseguito, ma c'è un avviso ultimo nel quale potete fare annulla, no, questo non devo eseguirlo, annulla, posso rinunciare ed evito problemi, sempre demandato all'utente anche in questo caso. L'ultimo esempio, che forse è quello più vicino alle brutte abitudini del mondo Windows, si scarica un setup, diciamo così, per facilitare la comprensione, si scarica un pacchetto programma pronto per essere installato, che punto D e B sono praticamente pacchetti uguali tecnicamente a quelli che trovate in Ubuntu Software Center per installazione, però l'avete trovato in giro in internet, in rete, e questo programma dalla descrizione vi ha attirato l'attenzione, vi serve proprio, lo scaricate e vi ritrovate sul vostro disco il punto deb pronto per fare doppio clic e installarlo. Facendo doppio clic, cosa succede? Si apre l'Ubuntu Software Center per permettervi di installare questo programma. E guarda un po', l'Ubuntu Software Center cosa vi dice? Non fa partire l'installazione subito, direttamente, ma c'è il pulsante installa, però c'è anche questa frase: installare questo file solamente se ci si può fidare della sua provenienza, e avanti ancora con gli avvisi, e avanti ancora col demandare la responsabilità all'utente di fare questa operazione. Quindi siete voi, non Linux vi fa in modo di avvisarvi in ogni modo delle minacce potenziali. Poi tocca a voi decidere se proseguire o meno, se vi fidate o meno di questo programma. Scusate, è vero che in questo specifico caso, al contrario di quelli precedenti, se io faccio clic su installa, mi chiede la password, famosa password di amministrazione, perché
Un programma viene installato nelle zone di sistema e quindi non normalmente modificabili dalla user. Quindi, tra virgolette, doppia protezione. Uno, l'avviso, due, devi proprio metterci tu la password e insistere affinché venga installato. Ecco, quindi se installate un pacchetto che poi vi fa danni, doppia colpa vostra. Ecco, quindi capite che da quanto ho appena descritto, Linux ha le sue protezioni già insite, per sua natura è già fatto così. Diversamente da un altro sistema operativo, Linux si autoprotegge in questo modo, separando nettamente i compiti di amministratore del sistema, quindi delle parti vitali e delicate del sistema, da quelle attività utente normale, che gestite i vostri dati, ma anche in ambito di utente normale, Ubuntu Linux. In ogni passo, ogni piede spinto, vi mostra un avviso, attenzione a quello che stai facendo, sei sicuro? Sì, no. Poi c'è ancora un fatto, un dato di fatto, che permette a Linux, qualora ci siano delle falle nel sistema, di essere corrette velocemente queste falle. E cos'è questo fatto? Il fatto che Linux, come ben sappiamo, è codice libero, aperto. E questo cosa permette? Permette a chiunque nel mondo di poter vedere questo codice, di capire come funziona. E quindi, essendoci molte, ma molte persone che possono potenzialmente analizzare il codice a fondo, costantemente, e trovare anche delle falle, e segnalare queste falle, tutte queste persone possono anche correggerlo molto velocemente. La stessa cosa vale anche per i singoli programmi, non solo per il sistema Linux in quanto tale, ma per tutti i programmi a codice aperto. Il sistema è sempre quello. Codice aperto vuol dire che di qualsiasi programma voi usate potete scaricare il codice, avendone le capacità tecniche ovviamente, e potete analizzarlo, vederlo, provarlo. Se trovate una falla, queste persone o lo segnalano se non sono in grado di correggerlo loro, o addirittura propongono loro delle correzioni. Quindi è tutto molto veloce questo sistema, molto in evoluzione. E questo appunto, codice aperto significa che può essere visto da persone, è vero, con cattive intenzioni. Questo è una delle osservazioni più frequenti. Si dice, ok, codice aperto, ma almeno Microsoft Windows, codice chiuso, i cattivi non possono vederlo, quindi in teoria dovrebbe essere più protetto. Eh no, perché è vero che le persone con cattive intenzioni possono vederlo, ma è soprattutto vero che anche le persone buone e oneste possono vederlo. E con una frase un po' così, diciamo che nell'eterna lotta fra il bene e il male, i buoni sono sempre stati veloci abbastanza per correggere le falle. Ecco, quindi sono pur sempre in minoranza quelli che vogliono solo far del male sul nostro sistema Linux. La maggioranza sono persone oneste che lavorano per migliorarlo, per il piacere di usarlo, per averlo sempre migliore. E queste persone contrastano nettamente quelle che cercano le falle per sfruttarle con cattive intenzioni. Ci sono persone che cercano le falle per chiuderle. E in questo gioco, da quando Linux è nato, è sempre successo che una falla viene immediatamente corretta, diciamo pochi giorni, un giorno dopo, o addirittura in giornata, o non so. Se usate Ubuntu, vedrete anche voi che gli aggiornamenti arrivano, gli aggiornamenti normali, ma quelli di sicurezza importanti vengono segnalati subito e quindi dovete aggiornare il vostro sistema, eccetera, eccetera. Ecco, questo meccanismo a codice aperto fa sì che Linux sia più protetto in realtà, più forte di altri sistemi chiusi come Windows o Mac OS X. Perché questo? Perché quando vengono trovate delle falle in Windows o Mac OS X, solitamente sono persone che vogliono sfruttare queste falle. Perché? Le persone che vorrebbero magari anche aiutare a rendere più resistenti questi sistemi, se il codice è chiuso, come fanno? Sono tutti esclusi, a parte chi lavora per Microsoft o Apple, e a parte i cattivi che
che hanno questo, tra virgolette, hobby malefico di continuare a passare, sfruttare, provare questi sistemi pur non avendo a disposizione il codice per trovare i buchi che questi codici hanno. Perché è inevitabile che, così come Linux non è perfetto, ovviamente sto dicendo una cosa ovvia, men che meno Windows e Mac OS X sono perfetti, non ci sono sistemi perfetti. Dobbiamo partire da questo concetto. E la situazione peggiore in questo caso è avere il codice chiuso, perché può essere revisionato da meno persone. E questo cosa implica? Che quando una falla viene trovata, solitamente viene anche sfruttata. E quindi gli utenti che usano questi sistemi operativi tipo Windows di Microsoft subiscono i danni di questo sfruttamento delle falle, segnalano il danno, Microsoft può reagire solo da quel momento in avanti, ma intanto i suoi clienti subiscono i danni perché la falla viene sfruttata fin quando non viene chiusa e quindi la reazione è ritardata nel caso dei sistemi operativi chiusi rispetto al sistema operativo aperto che è costantemente sotto controllo e sott'occhio da parte di tutti. I sistemi chiusi reagiscono sempre in ritardo, potete dire quello che volete, ma sono abbastanza anche un giorno, 2 giorni di ritardo per creare tanti danni se la falla è grossa. Però, finché nessuno segnala la falla, gli impiegati di Microsoft o di Apple non possono reagire perché non lo sanno ovviamente, non è che fanno apposta a rilasciare il sistema con delle falle. Queste falle sono lì nascoste, pronte per essere scoperte. Il cattivo di turno la scopre, fa danni e la ditta può reagire solo dopo con i suoi impiegati che sono gli unici ad essere autorizzati a vedere il codice. E questo è un grosso problema, quindi attenzione, codice libero, grosso vantaggio. Correzioni molto più rapide rispetto al codice chiuso. Ecco perché usare Linux è più salutare. Tenetelo presente. Bene, ci siamo già dilungati tanto, ma è inevitabile, è un argomento importante, quindi preferisco sottolineare bene i vari punti. I consigli adesso. I consigli. Consiglio di base è che, malgrado il fatto che Linux sia, come abbiamo appena visto, oggettivamente più sicuro di altri sistemi, è comunque sempre cosa buona e giusta essere prudenti. E abbiamo visto che Ubuntu in questo aiuta con i suoi vari avvisi, però prendere coscienza come utenti che stiamo utilizzando un sistema che può essere anche minacciato è cosa buona. Quindi sempre prudenza, eh? Piuttosto non fare una cosa se non si è sicuri, piuttosto che farla e rischiare. E in più, siccome in questo video non parlo solo specificatamente di virus, quindi di minacce PC, ma anche di phishing, quindi anche di minacce che vanno un po' al di là della tecnica. Non c'è Linux che tenga, quindi se qualcuno vi vuole rubare la vostra identità o il vostro conto bancario, non è necessariamente una questione tecnica o di password, ma sono azioni fraudolente che possono avere a che fare più che altro con la nostra umanità, con le nostre debolezze, quindi che possono far leva su cose più psicologiche che non tecniche, che però ruotano comunque attorno al mondo informatico perché passano attraverso, come ho detto, un'email, un browser e quindi un po' di striscio, ma hanno a che fare con l'informatica, anche se sono più minacce più vicine alla nostra umanità, quindi alla nostra psicologia. E quindi attenzione, quando dico prudenza intendo non solo non mettere mai la password dove non è necessario, dove abbiamo dei dubbi, ma attenzione a quanto dirò fra poco, anche per evitare di cadere in tranelli che sfruttano le nostre, magari le nostre debolezze, eccetera, eccetera. Ecco. Quindi, per esempio, una minaccia che può benissimo minacciare noi che usiamo Linux è che in rete si trovano tantissimi siti con tantissimi consigli di utilizzo e di risoluzione dei problemi e che per risolverli molto spesso
vi offrono, vi propongono dei comandi da terminale preconfezionati. Se siete nei pasticci, paura o no del terminale, se trovate un sito che dice per risolvere questo tuo pasticcio basta che usi questo comando, sei a posto. Ah, ben venga. Attenzione! Evitate di fare ciecamente copia e incolla dei comandi proposti se non siete in grado di capire cosa fanno, perché, come mostro in questo sito, che vi lascio in descrizione ovviamente, i sette comandi più pericolosi di Linux. Ecco, attenzione che se non capite cosa fa un comando che vi viene proposto, ma vi promettono che vi risolve un problema quel comando, voi copiate e incollate nel terminale, eseguite ciecamente, vi potreste trovare col sistema completamente cancellato. Ed è, per esempio, in questo sito dei sette comandi più pericolosi di Linux, ce n'è uno che è cortissimo, questo qua, il primo, vedete, veramente una pulce di comando rispetto a tanti comandi lunghi chilometri, eppure questo comando, se eseguito in un certo modo, vi cancella completamente il sistema. Attenzione, qui c'è un video di qualcuno che, se non erro, in VirtualBox l'ha fatto per mostrarvi cosa succede, e questo comando vi cancella tutto, ma non la vostra home, ma proprio tutto il sistema. Quindi attenzione, abbiate prudenza nell'usare i comandi da terminale. Se avete un amico che se ne intende, chiedete a lui se quel comando lo potete usare, se no lasciate perdere se avete dei dubbi. Non andate ciecamente a far copia e incolla dai vari tonnellate di siti e tonnellate di comandi che trovate in rete. Può esserci qualcuno, e abbastanza uno che incontrate al sito sbagliato, che vi dà un comando per creare danni sul vostro sistema. Questo se volete un virus indiretto, ecco. Attenzione, anche qui allarme sì, ma la stragrande maggioranza dei comandi sono buoni perché la nostra comunità non è cattiva, quindi la maggior parte delle persone sono buone e vogliono veramente aiutarvi con dei comandi. Addirittura, come vedete su questo sito, c'è chi vi segnala i comandi pericolosi, quindi non è che ve li segnala per usarli, vi dice attenzione che se incrociate da qualche altra parte uno di questi comandi, lasciate perdere. Vedete che la comunità in sé si autodifende anche da queste cose. Ci sono siti che vi avvisano, però attenzione, non lo ripeterò mai abbastanza. I comandi terminale è uno strumento molto potente, nel positivo ma anche nel negativo se lo usate in modo sbagliato. Attenzione! Quindi, questo è un primo consiglio che vi dovevo per forza dare. Secondo consiglio, non aprite allegati di mail di provenienza sconosciuta. Questo nel mondo Windows è ripetuto la noia, però può valere in qualsiasi ambito, eh. Attenzione, ricordatevi che la vostra home, nella vostra home con la vostra user potete far tutto senza mail né niente, senza password né niente, quindi attenzione. Comunque, se ci sono dei mail di provenienza strana o voi non avete mai avuto un contatto di quel tipo, non aprite questi allegati e anzi, se volete migliorare la ricezione dei vostri mail, magari segnalate il mail addirittura come spam, se vedete che è veramente un coso strano. Non aprite gli allegati se non li conoscete. Non rispondere ad inviti strani, per esempio i famosi mail dall'Africa con affaroni imperdibili, qui siamo in ambito phishing. Inviti strani, ecco, un po' di tempo fa hanno fatto grande notizia i vari mail dall'Africa che proponevano affaroni con soldi a palate praticamente senza far nulla. Attenzione, inviti strani, qui siamo un po' nell'ambito anche psicologico, debolezze, magari siamo in un momento difficile, abbiamo bisogno di soldi, eccetera, magari abbiamo la tendenza a credere un po' a tutto, attenzione. Detto così, può sembrare strano, uno può dire, ma chi è così stupido da credere a un qualcosa che mi arriva, che so, da un paese africano che non ho mai avuto a che fare? Ma se hanno fatto notizia questi sistemi è perché hanno fatto anche delle vittime, quindi attenzione, se non siete a conoscenza dell'ambito, non cascateci, lasciate perdere. Piuttosto perdete l'occasione, magari che era vera, però le conseguenze di un'occasione non vera sono ben peggiori.
Non rispondere a mail dal forte impatto emotivo se non sono situazioni conosciute. Ecco qua, sempre phishing o psicologia, debolezze umane, la nostra umanità. A volte si fa leva sul buon cuore della gente con mail strappalacrime, tipo l'animale maltrattato, il bambino con delle malformazioni che ha bisogno di un'operazione che costa tanto, quindi date il conto con i vostri soldi. Ecco, no, 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 no. Anche se vi fa pena quanto viene descritto, se vi induce a fare una buona azione, perché insomma non posso non rispondere a questo mail, non fatelo se non sono situazioni che già conoscete. Non fatelo perché, attenzione, questi mail possono essere fatti apposta per indurvi a consegnare un conto di carta di credito, soldi, qualsiasi cosa, la vostra identità. Ecco, attenzione. Poi, non rispondere a mail apparentemente conosciuti, per esempio di aziende delle quali si è clienti con richieste esplicite di conti o di autorizzazioni, eccetera, eccetera. Se già non sapete che era previsto dalla vostra azienda. Cosa vuol dire questo? Che vi arriva un mail con il logo della vostra banca, che ne so, ecco, della vostra assicurazione, qualsiasi cosa, e vi sembra proprio il mail. Perfetto, e vi chiedono magari il conto per fare un versamento, qualsiasi cosa, a vostro favore, eh? Naturalmente per rendere l'invito ancora più appetibile. In realtà è qualcuno che imita il logo e l'ambito della vostra azienda al quale siete abituati, lo imita e ancora una volta siamo in ambito phishing, lo imita e lo imita e quindi voi magari sul momento non ci cascate, rispondete e poi vi ritrovate nei guai. A me è successo un caso pratico di questo tipo, cioè non mi è successo niente, ma mi è successo di ricevere un mail che mi ha fatto venire un dubbio da parte di PayPal parecchio tempo fa e poi non mi è più successo niente. L'unico caso in cui di queste varie minacce mi è successo qualcosa un po' da vicino, ecco, mi era successo che PayPal mi aveva scritto che mi ricordo più esattamente, ma il succo che mi chiedeva il mio account o l'accesso per una verifica, qualcosa che stavano facendo, ecco. Però mi è venuto un dubbio un po' strano che mi scrivesse così per mail. Ho scritto al loro contatto sul sito di PayPal e mi hanno poi confermato effettivamente che questa era una truffa in corso e loro erano già all'opera per fermarla. Quindi attenzione, non rispondere a mail che si presentano anche nella veste grafica esattamente o quasi esattamente come quelli originali. Quello che vi deve far venire il dubbio è la richiesta, che di solito le aziende serie non è che chiedono proprio così per mail conti, eccetera, che sappiamo che i mail non sono crittografati, non sono protetti. Di solito lo fanno per posta fisica, insomma, posta tradizionale. O vi preannunciano magari per mail che stanno facendo qualcosa di quel tipo, eccetera. Quindi non fidatevi di mail che vi chiedono esplicitamente conti o autorizzazioni di operazioni bancarie, addirittura magari. Non fidatevi perché può esserci sotto il trucco, così come magari un sito imitato. Magari in quel mail c'è un link che vi rimanda a un sito che imita quello originale, ma non lo è. Peggio ancora, quindi attenzione. Se ricevete mail di questo tipo, pensateci bene, valutateli bene. Poi, non scaricare software al di fuori dei repository ufficiali. Ecco qua l'esempio che vi ho fatto prima, del programma che poi fate doppio clic e l'Ubuntu Software Center vi avvisa. Fai attenzione se è sicuro di installarlo, sì o no. In Linux, nel mondo ambito Linux, di solito si trova tutto quello che si ha bisogno nei repository ufficiali. Non c'è bisogno, come in ambito Windows, di vagare in giro per la rete a cercare lo strano setup chissà dove, qua e là. Non ce n'è assolutamente bisogno. Andate sul sicuro e usate i programmi nei repository ufficiali. Ecco, nel caso di Ubuntu c'è una particolarità che sono i famosi PPA, che sono un po' controversi per quanto riguarda l'affidabilità. I PPA, detto in due parole, ma potete andare a vedere altri video del mio canale dove spiego meglio. I PPA sono i repository
personali degli sviluppatori, cioè sulla piattaforma di collaborazione fra sviluppatori di Ubuntu, che è Launchpad, ognuno può crearsi un suo spazio creando un PPA dove lui prepara i suoi programmi, li mette a disposizione per essere testati e anche usati. Ecco, i PPA sono una pratica comune in ambito Ubuntu, sono molti, me compreso, che usiamo da uno a più PPA per avere software più aggiornato, per provare programmi nuovi, eccetera. Ecco. Controversie per quanto riguarda l'affidabilità, nel senso che non sono repository ufficiali di Ubuntu, sono repository che affiancano quelli ufficiali a volte o proprio alternativi quando sono programmi che non ci sono ancora nei repository ufficiali. Ecco, per intenderci, LibreOffice, la suite per l'ufficio, c'è nei repository ufficiali, ma se vogliamo magari una versione più aggiornata per un qualsiasi motivo, c'è il PPA che si affianca ai repository ufficiali, dove gli sviluppatori di LibreOffice mettono magari versioni più avanzate. Ecco, in questo caso è vero che sono PPA, ma sono affidabili nel senso che la sorgente è il gruppo di sviluppo LibreOffice, quindi sappiamo benissimo chi sono. Poi ci sono appunto questi PPA di sviluppatori estemporanei che magari fanno proprio il programma interessante e si creano il loro PPA. Ecco, anche qui naturalmente cos'è il problema potenziale? È che questo sviluppatore estemporaneo è uno dei cattivi di cui parlavo prima. Quindi si crea il suo bel PPA, crea un programma che può attirare l'attenzione, promette magari mari e monti, voi dite oh che bello, fammelo provare, dichiaro il mio PPA nel mio sistema, installo il programma, paf, danno. È questo il potenziale pericolo. A me non è mai successo finora, però è un potenziale pericolo, perché non sono appunto repository ufficiali, certificati da Canonical, nel senso che i PPA sono a libero uso e consumo degli sviluppatori. Però, ancora una volta, la prudenza non è mai troppa. Se voi usate PPA, appunto, di programmi famosi, tra virgolette, di programmi solo per avere versioni più nuove di quelle di repository, ma di sviluppatori noti e certificati, eccetera, eccetera, e non di cose troppo esotiche, andate, mi sento di dire sul tranquillo, perché io sono anni che li uso. Sono più o meno sempre i soliti PPA che uso, non ho mai avuto problemi. Però prudenza anche qui. Allora, a me non è mai successo, però ho voluto mettere qui come punto, non si sa mai che succeda. Magari un software che usate da sempre e che magari aggiornate proprio da un PPA, tra virgolette, strano, e magari questo software lo avviate e vi chiede la password di amministratore quando sapete che non è assolutamente necessario. Faccio un esempio stupido tanto per farvi capire: voi aprite la calcolatrice del vostro sistema, la calcolatrice di GNOME, la solita standard, magari appena stata aggiornata, volete vedere cosa gli ha messo di nuovo la calcolatrice, schiacciate qualche pulsante nella calcolatrice, a un certo punto vi chiede la password di amministratore. Cosa cavolo serve la password di amministratore nel programma della calcolatrice? Infatti, attenzione, se succede una cosa del genere, o dovesse mai succedere una cosa del genere, di un programma normalissimo che non ha nessun motivo di chiedervi una password, ma ve la chiede, non inseritela perché potrebbe anche darsi che qualche cattivone abbia inserito una parte di codice che vuole farvi danni nel vostro sistema e vi chiede la password. Quindi io non ho mai visto, a parte rarissime eccezioni, programmi che hanno bisogno della password per essere usati. In effetti, i programmi agiscono nella vostra home. Voi create i vostri documenti nella vostra home, a casa vostra, quindi nella vostra parte di disco dove siete autorizzati. Le loro configurazioni, quindi le impostazioni, le vostre preferenze dei programmi vengono sempre salvati nella vostra home, quindi non c'è nessun bisogno della password di amministratore. Quindi, ripeto, se un programma, normalissimo programma, qualsiasi, può essere anche il writer di LibreOffice per scrivere il vostro documento, vi chiede la user, la password di amministratore proprio così, senza nessun motivo,
piuttosto rinunciate, fatevi sopra un pensierino, chiedetevi se è appena arrivato un aggiornamento o meno, da dove avete aggiornato quel programma, perché chiedervi la password di amministratore non è normale per un programma. Ecco. Sono veramente poche eccezioni i programmi che richiedono la password di amministratore, tipo quelli che puliscono il sistema, per esempio, come BleachBit. Andate a vedervi un altro video del mio canale dove presento questi programmi come Ubuntu Tweak o BleachBit che permettono di tenere pulito il nostro sistema. Quelli in certi ambiti hanno bisogno della password di amministratore per poter pulire alcune cartelle di sistema, ma lì è previsto, lì ha senso. I normali programmi non devono mai chiedere la password, quindi dovesse mai succedere, campanello d'allarme. E consiglio in generale, comunque, se non sapete cosa state facendo o non conoscete il programma che volete usare o state usando, non eseguite nulla che richiede la password. Questo è un consiglio in generale. Se state usando qualsiasi cosa che vi chiede la password di amministratore, ma voi non ve lo aspettavate per nulla o sapete che non è necessario per quello che volete fare, rinunciate, annulla, chiudete, spegnete il programma, qualsiasi cosa, ma non date mai la password di amministratore se in quella situazione sapete che non è richiesto, non vi serve o vi sorprende che vi venga chiesta. Ecco. Informatevi. Magari qualcuno che ne sa più di voi vi dice no, ma è giusto che lì ti chieda la password, allora voi potete proseguire, ma se non siete sicuri, ripeto, piuttosto rinunciare, ma non andare avanti e fare danni e poi piangere dopo. Conclusioni. Oh, dopo tutto questo video che sarà un po' lungo, ma spero utile a qualcuno, un antivirus, ecco, arriviamo un po' al clou del tutto, ma in fin dei conti su Linux serve o no sto antivirus? Allo stato attuale, ripeto, come ho detto all'inizio del video, allo stato attuale su Linux un antivirus per Linux in quanto tale non serve a niente. Ci sono gli antivirus per Linux che sicuramente sui server importanti che fanno girare Linux per, non so, i server che tengono in piedi internet, un sito, così probabilmente gli amministratori di sistema ci metteranno per estrema sicurezza l'antivirus. Va bene, ci sono gli antivirus anche con belle interfacce grafiche, ma oggi come oggi servono più che altro per interrompere eventuali diffusioni di codice malevolo, malvagio, magari con degli allegati che ci passano attraverso il nostro sistema e noi a nostra volta lo riconsegniamo a qualcuno che usa ancora Windows e quello poi si becca il virus naturalmente, perché se noi non facciamo nulla, magari in quel documento, in quel programma c'è un virus, su Linux non può agire, non è compatibile con il nostro sistema, però noi continuiamo a diffonderlo, ecco. Quindi un antivirus può essere sicuramente installato su un sistema Linux, più che altro per pulire eventuali virus e non continuare a diffonderli a quelli che usano ancora Windows. In realtà è solo carico CPU e uso di memoria superfluo per Linux in quanto tale. Vedete voi, è una scelta vostra. Non è per niente un obbligo oggi come oggi. Volete aiutare un po' i poveracci che usano ancora Windows a tenere puliti magari i loro sistemi e non passargli porcherie, potete metterlo. Vedete voi. Poi, è pur vero che da quando è nato Linux, negli anni 90 forse, non mi ricordo più, dovrei andare a verificare, da quando è nato Linux, fino ad oggi stiamo vivendo, abbiamo vissuto un periodo d'oro, con praticamente un'immunità completa. Io da 7 anni a questa parte, 8, quasi 8 anni, sto usando esclusivamente in ambito privato Linux, Ubuntu specificatamente, non ho mai
avuto un antivirus installato, mai messo, mai avuto minacce, niente, mai successo nulla, come praticamente in tutti, per tutti gli utenti Linux. Non sono l'eccezione, anzi, faccio parte della massa. E lo stereotipo più diffuso su questa situazione, su questa nostra immunità, è che appunto Linux è diffuso poco e quindi i cattivi, tra virgolette, non hanno nessun interesse ad attaccare Linux perché tanto non lo usa nessuno. In realtà, come ho già avuto modo anche di dimostrare con altri video nel mio canale, in realtà la maggior parte di internet sta in piedi grazie ai server Linux, in maggior parte dei siti sta in piedi con server Linux, la maggior parte delle aziende usa gran parte dei server con Linux a bordo. Android è un sistema Linux ed è pur vero che di recente qualche notizia di minaccia la si è sentita, però non è per niente vero che Linux non sia diffuso, anzi, nelle parti vitali del nostro mondo tecnologico sono tenuti in piedi grazie a Linux. Quindi, se uno volesse veramente mettere in ginocchio il mondo, dovrebbe pensare ad attaccare Linux, ma come mai non è ancora successo finora? Per quanto vi ho detto sopra, la verità è che Linux è tecnicamente costruito in modo che sia più difficilmente attaccabile, quindi meno appetibile per i malintenzionati. Ecco, io spero di essere, purtroppo sono stato lungo, magari anche troppo lungo, però ripeto, per il target di questo canale è utile a volte specificare bene le cose perché non è così scontato che tutti sappiano di cosa stiamo parlando. Magari c'è un po' di confusione con i termini, come ho detto all'inizio. Ecco, quindi spero di essere riuscito da una parte a fare un po' di chiarezza almeno sui termini più comuni, dall'altro anche ad aver aumentato la sensibilità su questo tema da parte di tutti. Vero è che noi utenti Linux siamo un po' favoriti in questo mondo pieno di minacce, però abbiamo visto che ci sono anche minacce come il phishing che non sono necessariamente legate alla tecnica, ma più alla persona. E quindi attenzione, questo vale per tutti, Linux o non Linux. Ecco. Vi ringrazio per l'ascolto, se avete per la visione, se avete avuto per l'ennesima volta la pazienza di seguirmi fin qui. Un saluto e alla prossima!